dla Kościoła w Polsce, per la Chiesa in Polonia, per la Cracovia e penso che per tutta la Chiesa, questi erano bei giorni, forse i più belli nella storia, perché in un posto c'erano milioni delle persone nello stesso posto, pieni di gioia, pieni di pace nel cuore, pieni della fede, e hanno lasciato una traccia forte, perciò vivo con la speranza che la Cracovia e la Polonia da quel momento diventa un'altra cosa. No, dla mnie per me un evento particolare era la veglia il sabato col Papa Francesco e il momento dell'adorazione, perché c'erano tanti bei momenti, la via della Croce, c'è Roce, via Croce, le domande dei giovani, però il più bello era questi minuti in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento, quel silenzio che poteva mantenere più di un milione delle persone. Penso che la visita ci fa più coscienti, specialmente quelli che non praticano la fede ogni giorno, che vivere la propria fede può essere bello, può essere gioioso e dà la felicità, perché sono tanti che sono nelle periferie, non sono decisi, non hanno i legami forti con la Chiesa. Vorrei che questo incontro con Santo Padre e le parole che ha detto, anche la testimonianza dei giovani, faccia così che la gente che vive le periferie della fede si avvicini